Ciao, buongiorno stamattina, come stai? Bene, ti sei svegliato con un sorriso? Ricordati che la nostra gioia, la tua gioia non dipende dalla situazione intorno a noi, non dipende dal clima, non dipende da niente, dipende dal fatto che siamo svegliati, è un altro bel giorno. Ogni giorno che Dio ha fatto è bello perché l'ha fatto per te, l'ha fatto per me. L'ha fatto così abbiamo una possibilità di rimediare, di mettersi in sesto, di rimettere le cose a posto. Quello che sia, è sempre un giorno di una nuova possibilità, di una nuova riuscita e di una nuova possibilità, riuscita, successo. Perché ogni giorno è un successo, ok? Quindi sorridi e benvenuto a questo giorno. E oggi è anche venerdì. Allora, come vi dicevo ieri, ci dicevo ieri che da oggi comincio a leggere da quei versetti che ho saltato, mettiamolo così, perché non dicevano di specifico, non avere paura, non temere. Ma hanno lo stesso potere, la stessa parola di Dio. Quindi oggi comincio a leggere da questi versetti, ma prima voglio anche oggi cominciare a leggere due versetti prima di ogni parola della giornata. E questi due versetti, uno dal Vecchio Testamento, l'altro dal Nuovo Testamento, e sono due versetti molto famosi e molto conosciuti, spero che li conosci. Sono parole che ci incoraggiano e io vorrei che questi due versetti diventano dei versetti memorizzati, scritti nel nostro spirito, che anche quando avremo finito tutti questi, continua con noi. Se non ricordate di niente di questi due, non dobbiamo dimenticare. E sono due versetti, uno da Geremia, capitolo 29, versetto 11. E io leggerò ogni giorno dal versetto 10 fino a 13 e poi dal libro di Secondo Timoteo, capitolo 1, versetto 7. Quindi leggo subito da Geremia. Geremia, capitolo 29, dal versetto 10 fino a 13. Il nostro versetto si trova nell'11, non dimenticare quello. Allora, leggo subito dal versetto 10, no? E dice, poiché così parla il Signore, quando 60 anni saranno compiuti per Babilonia, io vi visiterò e manderò a effetto per voi la mia buona parola, facendovi ritornare in questo luogo. Versetto 11 dice, infatti, io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Rileggo versetto 11. Infatti, io so i pensieri, dice il Signore, che medito per voi, dice il Signore, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Voi mi invocherete, verrete a pregarmi e io vi esaudirò. Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Dio dice, io so i pensieri che ho verso di voi, però non spiego niente. Leggiamo subito anche da Secondo Timoteo, capitolo 1, versetto 7. E cosa dice nel versetto 7? Versetto 7 dice, e io leggo, Dio infatti ci ha dato uno spirito non di timidezza, ma di forza, di amore e di autocontrollo. Scusate, no? Perché è un po' troppo. Rilego. Dio infatti ci ha dato uno spirito non di timidezza,
non ma di forza, di amore e di autocontrollo. Questi sono i regali di Dio. Vorrei che tu metti queste parole e di meditare su loro ogni giorno. Adesso leggiamo la parola di oggi subito. E leggo. Prendiamo da Levitico capitolo 26, versetto 6. E cosa dice nel versetto 6? Dice: io farò che la pace regni nel paese. Voi coricate e non ci sarà chi vi spaventi. Farò sparire dal paese le bestie feroci e la spada non passerà per il vostro paese. Vedi? Dove c'è la pace non ci può essere la paura. E Dio sta dicendo che farà venire intorno a te, nel tuo matrimonio, nel tuo affare, la pace. E dice che tu ti metti a coricare, nessuno e niente ti spaventerà. Niente, non è che vai a letto con: oh Signore, oh Dio, non so cosa succederà domani. Domani andrà bene. Vedete, quando vado a letto non mi preoccupo di domani, lascio quello a Dio, lo ringrazio e mi metto a dormire, perché un'altra giornata è passata, domani Lui prenderà cura, perché la mia vita è nelle sue mani. Quindi dici con me stamattina che io non avrò paura, perché Dio mi ha dato la pace. Ok? Dio mi ha dato la pace. L'altra parola che leggiamo oggi, la pace, che Dio ci dà la pace, lo prendiamo dal libro di Numeri, libro di Numeri, capitolo 6, e abbiamo i nostri versetti dal versetto 22 fino al versetto 26. Ok? E leggo subito. Il Signore disse ancora a Mosè: parla ad Aarone e ai suoi figli. Di loro: voi benedirete così i figli di Israele, e le direte, versetto 24: il Signore ti benedica e ti protegga. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio. Il Signore rivolga verso di te il suo volto e ti dà la pace. Oggi Dio ci sta dicendo che avremo la pace, ci dà la pace. Prima di oggi abbiamo sentito e continua: non avere paura, non avere paura, non temere. Adesso Dio ci sta dicendo: io ti do la pace. Faccio arrivare la pace nel tuo affare. Quindi dica con me: io non ho paura di niente, non ho paura di niente, perché io vivo nella pace di Dio. Quindi ho la pace nella mia vita, ho la pace nel mio matrimonio, ho la pace nella vita dei miei figli, c'è la pace nella mia comunità, c'è la pace in tutto ciò che faccio. Io vivo in pace e nulla che mi spaventa. Non devi farti spaventare da niente. Vivi nella pace, perché dove c'è la pace non c'è la paura. Dove c'è la paura non c'è la pace. Hai visto una persona che vive in pace che è spaventato? No, non è possibile. E Dio ci ama così tanto, ci sta dando questa parola. Dio ti ama, tu che mi stai ascoltando, tu che stai guardando così e stai guardando così, o stai in qualunque modo che mi stai ascoltando, tu che stai così. Cosa dice? È vero, Dio ti ama così tanto. Così tanto, tanto. E questo mi porta a ricordarmi di una storia di me e mia madre, no? Quando crescendo era successo qualcosa e io mi allontanavo da lei. E lei mi guardò e mi disse: ma veramente tu pensi che io ti farei del male? Non hai capito che tu sei mia figlia? Io non ti faccio del male mai. Non ti farò mai alcun male. E la guardavo e non mi ha mai fatto del male.
È così che Dio ci sta dicendo stamattina. E io voglio che noi capiamo quanto grande, quanto puro, quanto bello l'amore di Dio per noi. È più puro dell'amore di una madre per i suoi figli. È più puro e più grande dell'amore dei genitori verso i loro figli. Perché Dio è un genitore che ama senza pensare a se stesso. Pensa solo a te. Pensa solo come benedetti. Ecco perché nel libro di Geremia abbiamo letto che lui dice: i pensieri, io so i pensieri che ho verso di te. È come mia madre che mi diceva quella parola. E dice: oh, so i pensieri che ho verso di te. Sono dei pensieri di pace, di bellezza, di gioia, di bontà e non di male. Per darti un avvenire, un futuro e una speranza. E ciò che Dio ti porta stamattina, e ciò che Dio mi ha detto di portarti stamattina, e dice che non ti ha dato lo spirito di timidezza, ma ci ha dato lo spirito di forza, di amore e di autocontrollo. Quindi non ti fa sgomentare da niente, non ti fa spaventare da nulla. Ecco perché vi dico sempre, se non hai ancora accettato Gesù come il tuo Signore e Salvatore, è ora di farlo. Fallo come subito e preghiamo e ricevi tutte queste benedizioni. Preghi con me, di con me. Gesù, io credo oggi che tu sei figlio di Dio. Io confesso che tu sei figlio di Dio, che sei venuto in questo mondo e sei morto sulla croce per i miei peccati, per riportarmi a Dio. E ti sei risorto dopo il terzo giorno e che sei vivo e tornerà per me. Gesù, io confesso perché lo credo fortemente nel mio cuore, che tu sei Signore e il mio Signore. E tu sei Salvatore e il mio Salvatore. Ti accetto, Gesù, oggi come mio Signore e il mio Salvatore. Vieni, Gesù, ti invito. Vieni nella mia vita. Diventi da oggi il mio Signore e il mio Salvatore. Grazie per avermi accettato. Amen. Congratulazioni se hai fatto quella preghiera con il cuore. Sei figlio e sei la figlia di Dio. E stamattina la preghiera che pregherò per noi tutti è quella preghiera nel libro di Numeri, perché è una preghiera che Dio ha detto a Mosè di dire ad Aaron di dichiarare sui figli di Dio, e io lo dichiaro su di noi stamattina e dichiaro su di voi, tu che mi stai guardando, nel nome di Gesù. Che il Signore ti benedica e ti protegga. Il Signore faccia risplendere continuamente il suo volto su di te e ti sia propizio. Il Signore rivolga verso di te il suo volto e ti dà la pace oggi e per sempre nel nome di Gesù. E io, come l'ha scritto qua, metto il nome del Signore, anche il nome di Gesù, sulla tua testa, sulla tua famiglia, su tutto ciò che ti concerne. E che Dio ti benedica fortemente, Dio ti benedica abbondantemente, Dio ti benedica in continua, Dio ti benedica tutto questo weekend nel nome potente di Gesù, che ti dà la pace nella tua famiglia, nel tuo matrimonio, nei tuoi rapporti, nel tuo lavoro, nel tuo affare, nella tua comunità, nel nome potente di Gesù. Tutto questo weekend tu vivrai e vivrai per sempre nella pace, perché la pace del Signore sia con te da oggi in poi, nel nome di Gesù. Amen. E ciò che chiedo nel nome di Gesù, Dio mi ha detto, se io chiedo qualunque cosa nel suo nome, Egli lo farà, Egli mi darà ciò che ho chiesto. E so che chiedendo tutto ciò questo per te, Dio l'ha fatto subito. E ricordati, basta credere. Io credo per te. Che Dio ti benedica.
che Dio ti dà la pace. Nel nome potente di Gesù. Amen. E ricordati, non temere, non avere paura, non ti sgomentare, non ti spaventare, non ti fa tremare il cuore. Sii forte e coraggiosa, perché tu sei benedetto, tu sei benedetta. Quindi sii incoraggiato, perché sei figlio e figlia di Dio, e Egli ti ama così tanto, tanto, con abbandono. Anch'io ti voglio un modo di bene. Continua a sorridere, continua a credere, non avere paura, perché Dio ti ama. E ci vediamo domani. Ciao! Buon weekend e buona giornata. Ciao!